tutti impegnati a tentare di salvare questo straordinario patrimonio monumentale, architettonico, artistico, ancora pochissimo noto, perché giungere già quando c'era la pace a visitare il Kosovo nel mezzo dei Balcani era un'impresa. Mancava praticamente ogni attrezzatura turistica, infrastrutturale, eccetera. Figurarsi ora. Quindi si tratta di uno dei più straordinari patrimoni monumentali, artistici, architettonici europei, già sconosciuto e che ora corre il rischio di una pressoché totale distruzione. Il Kosovo era il centro del grande Stato serbo, tale rimasto fino alla conquista turca, il grande Stato serbo che comprendeva un territorio come l'attuale Serbia, il Montenegro, il Kosovo, giungeva fino all'Albania, è giunto fino all'Epiro, la Tessaglia, cioè un grande territorio di passaggio tra mondo bizantino e mondo slavo, tra mondo slavo e mondo latino. E queste chiese, questi cicli di affreschi sono straordinaria testimonianza di questo periodo eccezionale dell'arte e della cultura europea. E sono monumenti che vanno dai primi del XII fino al XIV, anche XV secolo. Ripeto, alcune di queste chiese, alcuni di questi conventi e monasteri e i dipinti, gli affreschi che vi sono conservati sono assolutamente unici, testimoniano dell'incontro tra queste diverse culture, sono quasi tutti fatti da, tra l'altro, grandi pittori o grandi architetti locali. E, ripeto, esattamente come corressimo il rischio di perdere la chiesa di San Marco, esattamente come corressimo il rischio di perdere le grandi chiese bizantine di Salonico, dell'Epiro, di Castoria. È una cosa incredibile come non vi sia una mobilitazione al più alto livello dei responsabili politici europei per fare tutto il possibile per salvare questo patrimonio. Per 10 anni si è scatenata, e ancora forse in corso, la più efferata delle guerre civili, in cui l'odio politico si è mescolato e si è moltiplicato con l'odio religioso, e quindi i simboli della cultura cristiana sono stati violentemente attaccati dagli albanesi, dalla componente, diciamo, islamica della popolazione del Kosovo. E probabilmente tutto ciò è spiegabile da un punto di vista, come dire, politico-sociale. Bisogna impedire che questo odio politico, che questi conflitti etnici sociali possano distruggere un patrimonio che è un patrimonio di tutti, che è stato conservato sostanzialmente lungo tutti i secoli dalla dominazione turca, perché i turchi sì hanno trasformato tante chiese in moschee, eccetera, quindi distruggendole in gran parte, ma delle cose sono tantissime di cui parliamo, dei numerosissimi monasteri, conventi, chiese ancora in piedi di cui parliamo, questi sono passati praticamente indenni. Perché tra l'altro, anche questo va sottolineato, molti di questi monasteri o chiese erano in uno stato di conservazione perfetto, straordinario. A maggior ragione l'immenso rimpianto per la loro distruzione. Thank you.